Che cactus fai da oggi? Puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci Xiuderone. Dai. bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder. e ragazzi, eh dai raga, oramai ci siamo! La tensione si palpa nell'aria, mancano tre giorni al termine della season numero 8 e all'arrivo della season numero 9. Le novità che stanno per arrivare saranno... Davvero incredibili, e cerchiamo ovviamente di carpire qualsiasi indizio, qualsiasi segnale che possa darmi e darvi delle informazioni in più per quello che succederà in questa season che sta per arrivare. Nel video di oggi, ragazzi, parleremo appunto di alcuni elementi sia in game che out. Della stagione 9 con dei riferimenti anche da parte dello staff di Epic Games, con tanto di post su Reddit incredibile. Un teaser nascosto potrebbe essere quello che in realtà era sotto gli occhi di tutti, ma forse non è stato capito. Al volo e ovviamente un bel po' di leaks che vi terranno sempre aggiornati anche sul dietro le quinte di quello che succede nel nostro Fortnite. Prima, però, voglio ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator Xioderone quando fate le shoppazzate prepotenti nello shop. Grazie di cuore, ragazzi, per credere nel canale, per iscrivervi in tantissimi e soprattutto. Per attivare la campanella per tenervi sempre aggiornati su tutti i miei video e le mie live. Ma prima del video, Eia ve la devo fare, ragazzi! La domandina ve la devo fare, ve l'ho fatta anche già su Instagram. Però, chi non l'avesse letta, ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto. E la domanda è semplicissima: ma come ti sembra il ritorno della Thompson? Dai ragazzi, l'abbiamo visto tutti nell'evento. Quella, il Re Vault, eh, nome ufficiale in inglese dell'evento, torna la Thompson, la Drum Gun, nel nostro Battle Royale preferito. Cosa ne dite voi di questo ritorno? Fatemelo sapere qua sotto, mi raccomando, che ci tengo tantissimo. Ma quindi, ciancio alle bande. E bando alle ciance, andiamo due secondi a vedere quest'immagine che è epica e che rimarrà sicuramente nella storia dei giocatori di Fortnite. Siamo ovviamente nell'evento, quello accaduto sabato alle ore 21, che era sabato, sì, era sabato. Torna la Thompson perché la maggior parte dei giocatori, per ogni lobby in tutto il mondo, ha deciso il rientro di quest'arma che secondo me e non solo. Va ovviamente nerfata, ragazzi. Dai, adesso mi ha messo le bombe oscure e diciamo che mi può anche andare bene. Perché, bene o male, la bomba oscura riesce un attimo. Adesso che ci abbiamo preso confidenza, a capire dov'è il giocatore quando sta per arrivare e rendersi visibile. Porco Giuda, non. Non, non mi puoi mettere la Thompson che ti lasera nel senso, non mi puoi mettere un'arma che spara più veloce di una mitragliatrice con 50 colpi dentro e un tempo di ricarica relativamente breve con una precisione assurda. Ragazzi, io penso che la. Con tra l'altro un drop rate incredibile. Cioè, non è che posso trovare una Thompson ogni chest che apro o trovarla in giro per così a caso. Ragazzi, Epic Games deve assolutamente rivalutare un secondo questa nuova introduzione. Per quanto riguarda, almeno eh, il drop rate e ovviamente la potenza di fuoco che leggermente più nerfata non farebbe male ovviamente ma già alle mie spalle state vedendo un'altra notizia interessantissima sono sicuro che già la saprete al 100% voglio solo rinfrescarvela o dirla per chi non lo avesse sentito è successo un problema durante l'evento c'è stato un bug per cui molti dissimi giocatori non sono effettivamente riusciti a vivere a pieno l'evento e addirittura sono stati corrotti i replay delle partite in cui eh, i giocatori che invece lo hanno visto hanno potuto accedere. Per questo ci sono stati tre tweet ufficiali di Epic Games che, oltre a scusarsi ovviamente per l'inconveniente, ma che evento sarebbe di Epic Games se non ci fosse stato un grande bug? Ci danno due notizie molto interessanti. La notizia numero uno è che i replay danneggiati verranno ripristinati il prima possibile, quindi sarà possibile rivedere la vostra partita ed eventualmente utilizzare magari delle parti video per i vostri montaggi per le vostre cose ma la seconda che è la più bella è che a tutti coloro che sono stati online ma che non hanno potuto vedere l'evento verrà regalato il backpack quello a il eh, buonanotte il deltaplano quello relativo alla skin sogno che è stata portata in game negli ultimi due giorni. Quindi, ragazzi, un deltaplano epico che sicuramente è un ottimo modo per scusarsi e che non ci fa di certo schifo. Ma andiamo avanti, ragazzi, ed eccolo qua. Ne avevamo già parlato, non voglio soffermarmi ancora, ragazzi, ma molti, moltissimi dicono che in realtà questo è stato il primo teaser ufficiale della season numero 9. È che semplicemente non siamo abituati a vedere dei. Teaser in game: siamo tutti abituati a vedere che a una certa ora su Twitter, nella pagina ufficiale di Fortnite, come è stato così per tutte le season ad esclusione credo della 2 e forse della 3. Vengono pubblicate delle immagini che ci fanno un po' capire a cosa andremo incontro. Io sono propenso in realtà a pensare che sebbene la maschera, la cosa fondamentale di questa immagine è la maschera sulla scrivania, possa davvero essere un punto di riflessione per il tema della season numero 9. Oggi, indicativamente, a un orario che potrebbe essere le 16 le 16:30, le 17 fino al massimo alle 18, dovrebbe finalmente arrivare il primo e vero teaser ufficiale, un po' come è successo anche nelle season precedenti, ad esclusione della numero 8 e della numero 4, che ne hanno avuti 4. Quindi staremo a vedere. Ve lo, ve lo ripeto, se qualcuno ha in mente su cosa potrebbe essere il tema della season 9, perché no? Provi a scrivermelo qua sotto che di certo verrà ascoltato. Ma andiamo avanti ed ecco un'altra immagine. Forse che molti si sono dimenticati, ma non lo xiuderone, Perché nella season numero 6, Donald, oh, num, numero 6, sì, Donald Mustard, ve lo ricordate noi, il capoccia di tutto il team di Epic Games, già parlava di season 9. Aveva detto che guardando questa immagine ha preso molti spunti per quello che eh, avrebbero riguardato le season successive alla numero 7. Dunque, se noi guardiamo di nuovo questa immagine, i due blocchi di roccia sono stati innanzitutto eh, portati nella mappa di Epic Games, nella mappa di Fortnite, con la divisione letterale della. Parte di mappa in cui è sorta Laguna Languida, quindi il fiume che è entrato di prepotenza e a che ha praticamente dato vita al porto con il veliero. Ma probabilmente non è tutto qua. La moto d'acqua, quella che è presente proprio dove vi sto indicando, sembrerebbe essere un nuovo punto fondamentale per la. Season numero 9. Quindi si dice: alcuni stanno iniziando a dire che un nuovo veicolo acquatico che in realtà non esiste ancora e che secondo me dovrebbero far esistere potrebbe essere proprio la moto da un posto. D'acqua, ragazzi. Comunque la mappa di Fortnite è un'isola, e dare ai giocatori la possibilità di muoversi nell'acqua, nonostante la si sia data anche muovendosi con la girosfera, che è praticamente OP, non sarebbe una cosa sbagliata. Io, ragazzi, penso e spero davvero che questa mia idea, e non solo mia, possa diventare realtà. E quindi perché no, saperne di più. Chiudo velocemente con <ride> i due giganti di roccia, ragazzi, che finalmente si sono riuniti. La storia d'amore per tutti quelli che stanno guardando i golem da già dalla season numero 7. Ma l'ultima notizia velocissima e importantissima riguarda un. Piccolo paragrafo di Reddit da un utente molto vicino al team di Epic Games che dice: al 100% la parte nord ovest della mappa subirà un cambiamento nella season numero 9. Stiamo parlando, ragazzi, della parte relativa a Montagnole Maledette e crocevia del Ciarpame. Ovviamente staremo a vedere cosa succede. Io per oggi vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alle 13. Dici live. Ciao!